tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete intuito dall'intro, oggi si parla di stampanti 3D. Sì, perché chi mi segue su Instagram avrà visto comunque tutti gli spoiler che ho fatto nelle mie storie per quanto riguarda appunto la stampa 3D. Questo perché voglio arrivare a portare più contenuti per quanto riguarda la stampa 3D, che secondo me nel 2020, ragazzi, ha davvero senso un po' per tutti provare a stampare con la stampa 3D. Io ho iniziato circa 5-6 anni fa a stampare ed era molto più complicato di adesso, quindi in questi anni non ho mai portato contenuti riguardanti la stampa 3D perché è un discorso abbastanza complicato ed era meglio che lo facesse chi ha canali dedicati alla stampa 3D. In questi anni comunque ho accumulato esperienza, ho stampato un po' di tutto, sono arrivato a stampare progetti complicati come questo, una macchinina radiocomandata che funziona davvero bene, che è impressionante vederla andare per le performance che ha, ma è tutta stampata in stampa 3D, a parte le viti e le ruote. Per il resto, ragazzi, telaio, carrozzeria, parti posteriori, cioè tutto in stampa 3D. Però ovviamente era davvero complicato stampare con la stampa 3D, nel senso che si poteva incappare in tante cose problematiche. Si partiva comunque da delle stampanti che, se economiche, davano sicuramente tanti problemi, altrimenti cose un po' più costose, ovviamente ci facevano saltare qualche problemino, però alla fine si incappava sempre in tanti problemi. E anche la parte software, cioè questi software di gestione, cioè gli slicer, questi software di gestione del file 3D che vanno a generare il file che poi andremo ad inserire nella micro SD nella stampante, adesso sono davvero ben ottimizzati, nel senso che possiamo scegliere la nostra stampante, quindi avere una stampante con dei parametri e appunto dei profili già ottimizzati per la stampante che stiamo utilizzando. Quindi dovremmo andare a scegliere solo il tipo di stampante che abbiamo all'interno dell'elenco e utilizzare un prodotto a livello di plastica PLA, come in questo caso, o TPU se vogliamo la gomma, vi dicendo, comunque profili già ottimizzati appunto per queste stampanti. Quindi, senza diventare matti, ragazzi, stampiamo in stampa 3D davvero in 2 minuti, cioè senza esperienza, e in più spendendo cifre davvero poco importanti rispetto a prima. Allora, in questo caso, ragazzi, per iniziare appunto gli argomenti di stampa 3D che voglio portare sul canale, sono andato alla ricerca di una stampante economica ma con caratteristiche talmente semplici dal punto di vista della stampa e con della resa qualitativa che ho deciso di portare sul canale appunto questa Longer LK 4 Pro, che è la versione evoluta dalla versione LK 4. È un prodotto che trovate su Amazon, link in descrizione, che con il coupon sconto, ragazzi, l'andate a pagare poco più di 200 euro, e una volta che avete finito di montarla, perché comunque non vi arriva completamente montata, vi trovate una stampante che nel giro di 10 minuti dopo che l'avete montata siete in grado di stampare praticamente un po' di tutto, e tutto in maniera davvero super semplice. Allora, adesso vi faccio vedere queste parti che ho appunto stampato con questa stampante. Guardate i mattoncini Lego come sono stampati bene, queste zucche di Halloween stampate secondo me davvero bene, cioè spettacolare per una stampante che costa poco più di 200 euro. Ovviamente va usata una plastica abbastanza di qualità. Io vi consiglio, per iniziare e non avere problemi, la loro plastica PLA, e stampate senza problemi, anche perché il costo non è un costo importante, 18 euro un chilo di plastica, e con un chilo di plastica, ragazzi, stampate come se non c'è un domani. Cos'ha questa stampante di interessante? Innanzitutto il prezzo, come vi ho detto all'inizio, con poco più di 200 euro ve la portate a casa, vi arriva assemblata più o meno al 70%, perché tutta la parte qua sotto è preassemblata, dovete andare a montare solo il ponte qua sopra con le viti e le chiavi a brugola che comunque vi arrivano, perché in dotazione vi arriva tutto il kit, le chiavi a brugola, la chiavetta USB con la micro SD che dopo andrete a inserire nella stampante con i file che andrete a generare da stampare, e le viti ovviamente che qua non ci sono più nel sacchetto perché sono montate nella stampante, però con le istruzioni semplicissime, quindi davvero tutto in maniera semplice, in mezz'ora l'avete montata senza nessunissimo problema. Quindi andrete a montare il ponte qua sopra fissandolo con le viti qua sotto, quindi 2 viti per parte, andrete ad inserire il braccio qua sopra che è quello in cui c'è fissato l'estrusore, quello che poi fa fuoriuscire la plastica, ma tutto in maniera semplice, e davvero in pochissimo tempo ve la trovate montata. Dovrete andare a fissare il display, perché qua abbiamo un display che dopo vi faccio vedere, che è una cosa fighissima. Con la chiave a brugola andate a fissare queste 2 viti e il display è montato, e poi avete solo di andare a collegare i cavi. Quindi avete il cavo qua dietro,
avete il cavo qua e tutti i cavi che vedete con le varie spinette che poi nelle istruzioni trovate, avete la spinetta da andare ad inserire e avete fatto l'impianto elettrico. Cioè è tutto davvero semplice, studiata appunto per essere montata da chiunque, senza esperienza, senza niente. Quindi una volta che l'avete montata e avete la stampante pronta, la andate ad accendere e ragazzi guardate che spettacolo. Avete un display da 4,3 pollici, quindi un display davvero importante dal punto di vista delle dimensioni e soprattutto un display che adesso magari con le luci non si vede benissimo perché c'ho tutte le luci che puntano qua per avere una luce giusta nello studio, però ragazzi è un display davvero fighissimo perché ci permette di fare tutto in maniera semplicissima, cioè con due touch avete fatto praticamente tutto. Da questo pannello di controllo in un attimo fate qualsiasi operazione. E in più ragazzi, una cosa che con l'evoluzione delle stampanti, ovviamente come vi ho detto questa stampante costa poco ma rende davvero tanto, queste stampanti cosa hanno fatto a livello di evoluzione? Il piatto, nel senso che anni addietro per stampare ovviamente si stampava direttamente sul piatto di vetro, poi si andava a mettere tanta colla, la lacca, cioè tante soluzioni, lo scotch blu che era uno scotch diciamo che veniva utilizzato per far aderire bene il PLA, cioè se attraversate tante situazioni per andare a far aderire bene la plastica al piatto, perché ovviamente il piatto è quella parte più importante della stampante, perché è dove diciamo l'oggetto si va ad aderire, perché se l'oggetto si va a muovere ovviamente la stampante non riesce a stampare il progetto. Adesso invece negli anni sono arrivati questi piatti che sono sì di vetro ma hanno un rivestimento in questo materiale nero che fa aderire praticamente un po' tutti i materiali. Allora il PLA aderisce benissimo, quindi non ci va messo colla, non ci va messo niente, fate partire la stampante e lei stampa, si attacca giù il progetto, anzi dopo farete un po' fatica a staccarlo, però questo poi lo vedremo nel secondo video in cui vi porterò come si fa a fare una stampa, quindi da andare a scaricare il progetto, andare ad inserirlo negli slides, andare a selezionare la stampante che stiamo utilizzando, andare a selezionare il tipo di plastica, creare il file da mettere nella micro SD, andremo a mettere la micro SD nella stampante e faremo partire appunto il progetto di stampa. Quindi faremo un video dedicato appunto a questi passaggi che sono davvero semplici, cioè al giorno d'oggi ragazzi stampa chiunque, ve lo garantisco. Allora, cosa vi sto dicendo? A questo punto, una volta che avete appunto montato la stampante siete andati a mettere il piano, la prima cosa che dovrete fare è andare a calibrare il piano, però anche questo ragazzi lo vedremo nel prossimo video, perché questo era solo un video introduttivo per farvi vedere cosa sto per portare sul canale e come tutti nel 2020 ragazzi possono stampare. Una cosa che volevo farvi vedere, se nel caso doveste acquistare la stampante adesso, è questa. E mi raccomando, una volta che avete montato tutto, mi raccomando, a questo fine corsa, questo fine corsa è smontato, quando vi arriva lo dovrete andare a montare e appunto è un fine corsa che va a fermare la discesa del braccio dell'estrusore, ok? Perché altrimenti l'estrusore andrebbe a schiantarsi contro il vetro, quindi sfracassando il vetro, rovinando l'estrusore, rovinando tutto. Questo ovviamente è un fine corsa che, andando a fare questo click, va a fermare il braccio dell'estrusore. Allora ragazzi, fate manualmente il click, nel senso che lo montate, fate scendere manualmente il braccio, quando fa click e che si schiaccia tutto, guardate dov'è la punta dell'estrusore, ok? Che è questo, cioè l'ugello dell'estrusore, dovete guardare a che distanza è, quando è a 3-4 mm, altrimenti regolate con queste viti e fate salire un po' il fine corsa e rifate la prova. Quindi è una cosa semplicissima, in 2 minuti l'avete fatto, e più saperlo per non andare a incappare di andare a rompere il vetro. Allora, un'altra cosa che hanno queste stampanti nel 2020 rispetto a quelle quando ho iniziato io è la manutenzione. Essendo stampanti, vedete che su ruote, quindi sono cuscinetti rivestiti di plastica, quindi ogni cosa ha cuscinetti rivestiti di plastica, anche la parte qua sotto. Praticamente non c'è lubrificazione da fare, quindi non c'è tanta manutenzione, perché comunque sono cuscinetti su ruote di plastica che vanno avanti e indietro, quindi nel caso si dovessero usurare si vanno solo a sostituire, ma questo ci vuole tanto 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 tempo e tante tante ore di stampa. L'unica manutenzione che dovete fare, secondo me, che dovete stare attenti, è questa barra qua, che è quella che fa salire e scendere il braccio dell'estrusore, che va lubrificata. Io vi consiglio uno spray lubrificante, la WD-40, tipo questo lubrificante secco al PTFE, perché è
secco, quindi non lascia unto, non lascia sporco, non lascia grasso, però lubrifica, quindi lo spruzzate, stando attenti ovviamente di non spruzzarlo comunque sul piatto, perché dopo magari fa fatica ad aderire il progetto, quindi state attenti di spruzzarlo, o mettete magari un tovagliolo di carta, qualcosa qua sotto per coprire, e andate a spruzzarlo solo su questa barra filettata. Queste sono le uniche operazioni da fare. Poi nel tempo, nel caso si dovessero allentare le cinghie, cioè queste cinghiette qua, che sono quelle che fanno scorrere avanti e indietro, anche qua abbiamo la cinghia che fa scorrere, vedete, il carrello dell'estrusore, anche queste col tempo magari si potrebbero rovinare, seccare o diventare troppo molli, allora si andranno a sostituire, ma proprio una cosa a lungo termine, nel senso che non sono manutenzioni da fare diciamo come consuetudine. Per il resto, ragazzi, è tutto secondo me con pochissima manutenzione, e già questo, ragazzi, è una cosa che rispetto a un po' di anni fa, in cui le stampanti bisognava davvero stargli dietro dal punto di vista della manutenzione, questo è stato un passo in avanti davvero importante, perché comunque impegnano poco dal punto di vista del lavoro per fare rendere al massimo queste stampanti. Allora, una cosa che adesso volevo farvi vedere è il display, cioè, ragazzi, guardate il display. Allora, qua in alto abbiamo la temperatura del piatto, che adesso è di 21 gradi, la temperatura del nozzle, cioè la parte che fa uscire la plastica, e qua abbiamo sotto un menu, vedete? Allora, cliccando su print, andremo a cliccare su file e andremo a far leggere tutto quello che c'è all'interno della micro SD, perché qua da parte abbiamo la micro SD da inserire con i file che vorremmo stampare, quindi potremo andare a mettere più file all'interno della micro SD e averli lì tutti pronti per da stampare. Quando finisce uno, potremo farne partire subito un altro e via dicendo. Quindi questi sono i file che abbiamo all'interno della micro SD. Poi abbiamo utility, ecco, questa è una parte importante, perché qua abbiamo filament, ok, che ci permette di andare a fare una preimpostazione del filamento, nel senso che se io vado a cliccare su PLA farà una preimpostazione, quindi partirà la temperatura del nozzle, cioè della parte che fa uscire il filamento, e partirà la temperatura del piatto. Cliccando su questi invece andremo a dirgli di interrompere il riscaldamento, perché, per dire, supponiamo di andare a sostituire il filo, perché in questo momento io ho il filo blu, vedete, ma non voglio più il filo blu, devo andare a sostituirlo, quindi andrò a fare il riscaldamento del nozzle, e a quel punto però non voglio che il piatto sia caldo, perché non mi serve, andrò comunque a fermare cliccando qua il piatto mentre l'estrusore andrà a scaldarsi, andrò a fare on load, quindi il filamento verrà ritratto da questo pignoncino, il filo lo farò uscire da qua dietro e andrò a sostituirlo con uno nuovo, facendo la cosa opposta, quindi andando a cliccare su load anziché su unload, quindi andrò ad inserire il filo nuovo, farò load e il filo entrerà fin quando fuoriuscirà qua sotto la plastica, quindi saremo pronti a fare una nuova stampa con un nuovo colore o una nuova plastica. Quindi avete visto, davvero semplice. Qua abbiamo leveling, ecco, questa è una cosa importante, qua si può fare la calibrazione del piatto, che poi vedremo nel prossimo video, in cui vi farò vedere tutti i passaggi per fare la prima stampa e portarvi subito a stampare un progetto davvero in maniera super semplice per chiunque, anche senza nessuna esperienza. Quindi qua abbiamo davvero un passaggio semplicissimo, che prima era davvero più complicato fare, qua invece da questo touch livelliamo il piano e non ce ne accorgiamo praticamente neanche, ma poi lo vedremo nel prossimo video. Qua poi abbiamo move, se dobbiamo muovere qualche asse della stampante, quindi qua potremmo fare questo. Poi abbiamo tune, potremmo andare a modificare tutti i parametri di stampa, cioè potremmo modificare mentre stiamo già stampando comunque i parametri di stampa che abbiamo preimpostato, anche se normalmente se sono impostati giusti all'inizio non c'è bisogno di andare a toccarli, però nel caso dovessimo andare comunque a modificare, possiamo modificarli da qua in maniera semplice con questo touch. Comunque questo display touch, ragazzi, fa fare un passo in avanti alle stampanti, secondo me davvero incredibile dal punto di vista della semplicità, intendo. Poi home, ritorniamo appunto nella schermata principale. Qua una cosa che non vi ho fatto vedere, che abbiamo la percentuale di stampa, che adesso ovviamente non c'è, però c'è una barra e qua avremo anche un numero di percentuale, quindi sapremo quanta percentuale è stata stampata, quindi sapremo quanto ne manca arrivare al 100%. Qua abbiamo i millimetri, che è andato in altezza il progetto che abbiamo fatto fino a quel momento, e qua abbiamo il tempo di stampa. Quindi avete visto con questo display touch come tutto diventa semplicissimo, poche cose ma che vi permettono in due clic di far partire stampe su stampe su stampe. Adesso aspettate che spengo
che sennò si sente la ventola. E una cosa che ha questa stampante, ragazzi, che secondo me è spettacolare, è il rumore, nel senso che non ha rumore. A parte questo rumore che avete sentito, che è quello della ventola dell'alimentatore, perché comunque c'è un alimentatore importante qua sotto, adesso ve lo faccio vedere, tipo quello per i PC, per intenderci, quello che c'è in un PC fisso, più o meno è lo stesso genere di alimentatore. Quello che sentite adesso è la ventola di raffreddamento che deve raffreddare appunto l'alimentatore. Ma dal punto di vista dei movimenti, ragazzi, non c'è rumore, è incredibile. Poi nel prossimo video lo vedrete, vi farò sentire, è incredibile come riesca a stampare in una maniera super silenziosa. Quello che non succedeva prima con le stampanti di quando ho iniziato io, ragazzi, era un rumore incredibile, nel senso che se la facevate andare di notte comunque si sentiva che stava andando, magari di giorno si perdeva un po' via, un po' di più, perché ci sono più rumori, si sta meno attenti, ma di notte, che è una cosa che si usa a farle andare di notte le stampanti, perché comunque magari un progetto importante si fa partire di sera e al mattino avete lì il progetto finito. Ovviamente una stampante rumorosa magari in certe situazioni di notte era meglio non farla andare. Questa, ragazzi, la potete far andare anche di notte, non ve ne accorgete minimamente. Quindi, ragazzi, spero che questo primo video introduttivo per quanto riguarda la stampa 3D vi sia piaciuto. Andate a guardare questo prodotto, il link in descrizione con anche gli sconti per ottenerlo a circa 200 euro, è davvero incredibile. Quindi se riuscite ad averlo con lo sconto, prendetelo adesso, che poi nel prossimo video vi faccio vedere come si stampa. Ragazzi, stampate senza che neanche ve ne accorgiate, cioè riuscite a stampare dei mattoncini Lego come questi e non capite neanche come avete fatto, perché sarà davvero davvero semplice farlo, o una zucca di Halloween come questa o come questa, e non avete neanche capito come avete fatto, perché è stato super semplice. Quindi, ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale questo nuovo argomento per quanto riguarda la stampa 3D che nel 2020 davvero è alla portata di tutti, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista pratico, vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, seguitemi su Instagram per avere in anteprima quello che succederà sul canale. Infatti, tipo questa, sono già arrivati un sacco di storie riguardanti la stampa 3D, quindi si è visto davvero un po' di tutto. E iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte se non avete ancora fatto, e se vi va, per avere gli sconti e le offerte giornaliere per quanto riguarda Amazon e Banggood. E ragazzi, soprattutto iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un testo, un tutorial o una novità come questa. Ciao!